serie bwin, tutti i colori della passione. Allo stadio Granillo di Reggio Calabria scendono in campo Regina e Vicenza per la 42esima e ultima giornata in Serie bwin. Tra gli Amaranto molti sono al passo d'addio, tra questi Nicolas Viola che andrà alla Palermo e Rizzo che dovrebbe firmare per il Genoa. Iberici di Gigi Cagni invece si giocano un'intera stagione in 90 minuti. Con un successo eviterebbero la retrocessione diretta rifugiandosi nei play-out. Con un pareggio o una sconfitta le sorti dei biancorossi dipenderanno invece dai risultati di Nocerina, Empoli e Livorno. Tutto è pronto per l'inizio del match agli ordini dell'arbitro Nasca. Di Bari la Regina cerca un buon risultato per chiudere degnamente un campionato comunque difficile. Terzo minuto, Vicenza subito in avanti, Maiorino riceve al limite dell'area, l'assist involontario di Freddi per Michele Paolucci che batte Zandrini. Vicenza 1, Regina 0 al Granillo. Manda bacio alla propria panchina Paolucci al proprio settimo gol in questa Serie bwin. Attenzione alla parata di Pinsoglio sul colpo di testa pericolosissimo di Melara. Il salvataggio quasi miracoloso del portiere che sostituisce l'infortunato Frison e che viene chiamato in causa anche da questo sinistro dalla lunghissima distanza di Antonino Barillà. La Regina comunque sta avendo una reazione al gol subito dopo pochissimi istanti. 12esimo, la botta di Soligo, il palo, poi la carambola su Zandrini e il gioco che viene fermato per un fuorigioco di Paolucci. Ora invece è il Vicenza ad andare vicino al 2-0. Insiste la squadra di Cagni, il destro di Paolucci molto ispirato, para in due tempi Zandrini sulla correre di Maiorino, da Angella ad Alessio Viola che difende una buona palla in area fuori per Melara, sinistro debole centrale, nessun particolare patema d'animo per Carlo Pinsoglio. Rivediamo la presa a terra del portiere scuola Juventus, di nuovo Paolucci, la virata, il destro, il pasticcio ora di Zandrini che poi si riscatta andando a respingere il tapin ravvicinatissimo di Maiorino, poi libera Rizzato. Siamo alla 43esimo, Paolucci sulla sinistra, attenzione, scivola Emerson, Paolucci dal limite spiazza Zandrini, è il raddoppio del Vicenza con la doppietta personale per Michele Paolucci che sale a quota 8 in questa Serie bwin, una doppietta che potrebbe valere quantomeno i play-out per la squadra di Gigi Cagni. Comincia la ripresa con la Regina che cerca di recuperare, almeno per l'orgoglio ci prova Angella, con un colpo di testa centrale blocca in presa alta senza pensieri Pinsoglio. 56esimo, l'assist di Pinardi per Maiorino che entra in area e fredda Zandrini sul suo palo. Regina 0, Vicenza 3, dilaga la squadra di Gigi Cagni, terzo gol stagionale per Maiorino. Il cross di Melara, la respinta della Vicenza, poi ci prova Rizzo dalla grande distanza, palla fuori e non di poco, ci sono i fischi del pubblico del Granillo, esce Ceravolo, dentro il giovanissimo Adriano Lousada, un altro cambio per dar spazio ad un primavera, ovvero Maicon con la maglia numero 93, da spazio ai giovani Breda, ci prova ancora Maiorino, sinistro deviato da un difensore della Regina in calcio d'angolo. Ormai la Vicenza sta pensando ai play-out, spazio anche in porta per Acerbis, il terzo portiere al posto di Pinsoglio. Acerbis si mette in mostra su questo destro dalla distanza di Rizzo, è l'ultima azione, la Regina chiude con la quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate, 0-3 con il Vicenza, Vicenza si giocherà i play-out contro l'Empoli.